Buonasera, buonasera, buonasera a tutti i nostri ospiti, eh, ovunque in tutte le piattaforme, sia Arts che Pavia Play. Eh, noi stasera siamo qui per voi, assolutamente a disposizione vostra, qualsiasi cosa vogliate chiederci siamo qui, ma prima di partire così direi di partire con le presentazioni. Io sono Luca, ovviamente molti di voi mi conoscono, penso tutti, anche perché se seguite NoARS e Pavia Play sapete chi sono, giustamente. Vabbè, Per chi non lo sapesse, è studente di Arti, Spettacolo e Eventi Culturali Università Yulm, eh, anche colui che ha fondato NoArs e anche collaboratore stretto con eh, Pavia Play, che ci sta seguendo assolutamente in diretta. Passo la parola alla seconda nostra protagonista, cioè Marta. Vai, Marta. Ciao a tutti, buonasera. Io sono Marta, studentessa anch'io di Arti, Spettacoli e Eventi Culturali all'Università Yulm, secondo anno, e ho una grande passione per l'arte, la cultura, in particolare mi piace tantissimo la danza, ma anche le arti eh, visive, figurative, insomma, come tutti qui penso, ecco, quindi per non dilungarmi troppo lascio parlare anche gli altri. Vai, allora passiamo la parola a Giulia. Ciao, buonasera a tutti. Io sono Giulia e ho vent'anni e studio anch'io alla, alla Yulm. Sono al secondo anno e faccio comunicazione. E aiuto un po' Luca a gestire la pagina Instagram NoArt, a postare contenuti. Benissimo. Allora diamo la parola a Angelica. Buonasera a tutti, sono Angelica, frequento anch'io la Yulma, sono al secondo anno di Arti, Spettacoli ed Eventi Culturali. E anch'io, come diceva Marta, ho una grande passione per il mondo dell'arte in generale, in particolare per la danza, che pratico da quando sono piccola. E questo è quanto. Ultima ma non ultima, direi Carlotta. Buonasera a tutti, io sono Carlotta, sono una studentessa del secondo anno di arti, spettacoli ed eventi culturali in Yulma, sono una collaboratrice della pagina No Arts, aiuto anch'io a fare post e sono molto appassionata di arti visive e di spettacolo in generale e niente, sono qui anch'io per portare il mio contributo a questa serata. Benissimo, allora uh, possiamo andare avanti, iniziare ad addentrarci sempre di più all'interno di questa nostra bellissima serata. Sarà una serata molto particolare, io vi avviso già per tutti i nostri spettatori. Prima di tutto, però, uh, vi ricordo una cosa: di commentare liberamente sui vari profili da cui state seguendo le dirette, quindi YouTube, uh, Facebook, uh, Pavia Play. Quello da dove siete, che noi leggeremo le vostre domande, i vostri dubbi, le vostre angosce, le vostre perplessità e vi risponderemo nel modo più esaustivo possibile. Visto che è stato dato a me il compito di presentare la serata, o meglio, ve me lo sono dato da solo, direi che partire possiamo partire da questo: come nasce eh, l'idea di realizzare una serata così? Allora, io con No Arts e anche su Pavia Play ho fatto diverse dirette eh, in cui ho intervistato, ho partecipato e... e ho parlato di varie tematiche artistiche e culturali, e niente, eh, questa serata nasce principalmente dal desiderio di dare vita in un certo senso a No Arts, e anche in un certo senso, da portare anche su Pavia Play che sono due strumenti di comunicazione, secondo me molto molto importanti e molto molto interessanti per chi non li seguisse. Adesso vi mando un secondo il banner, così potete cercarli bene. Arrivo, eccolo qua. Ecco qui il banner Pavia Play No Arts, potete seguirci ovunque e niente. Questa serata in particolare eh, si interroga eh, su un tema che secondo me in questo momento molti considerano davvero molto importante. Il tema di cui parleremo è in particolare il tema uh, della libertà, quando più che adesso il tema della libertà è attuale in un periodo in cui purtroppo ci troviamo sempre più uh, sottoposti a informazioni costanti che dimostrano come la libertà sia praticamente sempre più bloccata in un certo senso. E il nostro desiderio però non è parlare da un punto di vista politico, anche perché penso io e non so anche le altre ragazze, non ne avremmo assolutamente le attitudini. Ma di farlo da quello che più ci rappresenta, quello che più è nostro. E allora, cosa di meglio dell'arte? Ma l'arte, in un certo senso, permette di fare questa cosa, di fare un viaggio attraverso la libertà. La libertà è un concetto molto complesso, lo sappiamo tutti. È anche difficile da definire in un certo senso, però uh, secondo me, e secondo anche le ragazze perché si hanno appoggiato questa cosa vuol dire che uh, la pensano un po' come me: l'arte può essere un po' in un certo senso una soluzione a tutto questo, ok? Può essere uno strumento che ci fa uh, vivere la libertà in un modo diverso. E allora l'idea nasce proprio da qui, da, dal desiderio di fare una serata in cui è la libertà vista dall'arte a prendere il sopravvento. Uh, in questo senso, Carlotta ci spiegherà anche un po' il titolo, perché come sempre, come tutti i titoli che caratterizzano la mia persona, in, cui, in qualcosa in cui ci sono io, sono molto misteriosi, come diceva Stefano Bertolesi di, eh, sì, di Pavia Play, che io saluto pesa enormemente e i titoli sono tutti misteriosi. Carlotta adesso ci spiegherà un po' come nasce questo titolo e il significato anche. Sì, eh, il titolo è un titolo evocativo che parte in realtà da una simpatica chiacchierata tra me e Luca eh, e che eh, in realtà affonda le sue radici in una tragedia greca che è quella del Prometeo incatenato, eh, da qui poi arte incatenata. Abbiamo scelto questa, questo, questo titolo perché eh, Prometeo è un titano, eh, un titano ribelle rispetto al volere di Zeus perché decide andando contro la volontà di Zeus che è la divinità eh, più importante in assoluto, uh, di uh, portare il fuoco agli uomini e quindi gli consente di riscaldarsi e di potersi nutrire in maniera autonoma, quindi di diventare in qualche modo indipendenti. Ora, questa è una metafora essenzialmente che noi abbiamo pensato perché in qualche modo Prometeo ci ricorda quello che è eh, l'artista, l'artista genio eh, e ribelle che sceglie di portare l'arte in qualcosa che possa ri rischiarare la vita degli uomini essenzialmente. Al pubblico, al grande pubblico, all'uomo comune. Andando contro però e venendo frenato in qualche modo, e gli vengono anche tappate le ali da quelle che possono essere considerate le convenzioni da un punto di vista artistico. Uh, ecco dunque che uh, questo, questo titolo ci sembrava sicuramente il più adatto per cominciare una serata che avesse come tema quello della libertà. E adesso uh, passo di nuovo la parola a Luca che procederà nel, nella serata. Ok, benissimo, uh, grazie Carlotta per questo primo tuo intervento. Poi ovviamente tutti noi uh, presenteremo un, un aspetto uh, in particolare della libertà, uh, come è stata affrontata anche nel corso della storia dell'arte e da attraverso anche vari punti di vista, perché non solo da un punto proprio. Di libertà estrema, ma anche da un punto di vista magari che si può mettere in contrapposizione. In questo senso, allora, io direi che possiamo lasciare la parola alla nostra cara Angelica, che partirà eh, spiegando lei eh, una prima opera che è stata scelta come emblema della libertà, che è, penso eh, a livello generale considerata da tutti come un vero e proprio emblema della libertà. E niente, lascio la parola a Angelica che adesso prenderà il primo posto. Eccola qua. Vai Angie. Allora, l'opera di cui vi parlerò questa sera è La libertà che guida il popolo di Delacroix. È sicuramente una delle opere iconiche per questo tema, già come possiamo capire dallo titolo stesso. Si tratta di, come ho detto prima, un'opera di Delacroix. Egli è un artista che fa parte del romanticismo francese, in particolare della prima metà dell'Ottocento, ed è un artista davvero che mh, nel, nel, durante la sua carriera ha toccato diversi temi, tantissimi temi, partendo dal tema storico, come possiamo vedere in questo caso. Um, arrivando poi anche a temi più mitologici, letterari e, e via dicendo. È, uno for è forse uno dei primi artisti che uh, si occupa di rappresentare la storia contemporanea nelle proprie opere, anche perché c'è da dire che ogni volta che un artista rappresenta la storia nelle proprie opere, genera un po' Un, un certo scalpore genera diverse eh, emozioni per coloro che assistono e possono vedere quest'opera eh, dal vivo durante quegli anni. E, in generale il romanticismo si basa sulla voglia di rappresentare nelle proprie tavole eh, qualcosa che crei emozione, qualcosa di forte, qualcosa anche eh, di drammatico spesso e Delacroix di certo eh, sottolinea bene nelle sue opere questa caratteristica comune al, a questo, questa corrente artistica. Allora, possiamo dire che ehm, Delacroix ha uno stile particolare, oltre a scegliere di rappresentare diversi temi, temi eh, durante eh, la sua carriera. Alterna anche eh, il suo stile, uno stile che si basa molto sulla ripresa e lo studio di artisti eh, che l'hanno preceduto. Passiamo da artisti del Cinquecento come Raffaello, dal quale prende spunto il disegno. Um, il disegno e la dolcezza, la delicatezza nella rappresentazione, passando poi a Correggio, Tiziano e Veronese per l'uso del colore del chiaroscuro, arrivando poi a Rubens, dal quale si ispira molto per uh, la cura dei dettagli nelle, nelle sue opere. Um, Rubens comunque si rifaceva anch'esso alla pittura fiamminga, uno stile molto dettagliato e quindi Delacroix ha queste tendenze, incorpora queste caratteristiche degli altri eh, pittori precedenti e realizza un proprio stile. Lo vediamo bene in questa rappresentazione, nella libertà che guida il popolo. Eh, è un'immagine, come dicevo, di storia contemporanea. E a differenza di come tanti credono, non parla della rivoluzione francese, ma parla bensì delle tre giornate di luglio, delle tre gloriose giornate, il 27, 28 e 29 luglio del 1830. Queste giornate di insurrezione, di rivoluzione popolare, eh, che vanno contro, il popolo va contro la politica di Carlo V. Carlo V era successore di Luigi XVIII. Era una politica che al popolo non stava bene perché, perché era una politica di censura essenzialmente. Quindi c'è questo grande tema della libertà di espressione che sta alla base di quest'opera, però i temi poi li, li vedremo più nel dettaglio in seguito. Vediamo in quest'opera questa piramide centrale composta da questi tre personaggi caratterizzanti, ovvero la, la libertà, Marianne, eh, questa donna imponente al centro dell'opera, eh, la quale porta eh, con sé il tricolore francese quindi un richiamo al patriottismo eh, da parte di Delacroix, il quale non ha potuto ehm, partecipare direttamente eh, a questa rivoluzione, ma decide di partecipare in qualche modo indirettamente attraverso questa sua rappresentazione. Delacroix infatti realizza quest'opera nel 1830, quindi nell'anno stesso, eh, poco dopo alla rivoluzione stessa. La, la libertà poi è affiancata a destra da questo giovane ragazzo, ehm, forse più un bambino possiamo dire, che impugna due pistole. Eh, e questo bambino non è un accessorio, non è un, un personaggio di nicchia, è proprio un protagonista. E questo suo protagonismo forse sta a sottolineare anche il fatto che i bambini alla fine sono sempre coinvolti, purtroppo, eh, in rivoluzioni, in conflitti, in battaglie, in tutto sono di mezzo anche loro. E questo è un aspetto forse negativo, e che dispiace anche ammettere, ma mi sembra giusto e credo che Delacroix voglia sottolineare proprio questo, eh, questa caratteristica che spesso passa in secondo piano. Dall'altra parte invece abbiamo il borghese, il borghese con, eh, che probabilmente, o meglio si pensa che potrebbe essere un'autorappresentazione stessa dell'artista. Questi tre personaggi sono importanti perché tutti e tre rappresentano il popolo. Abbiamo una donna, un bambino e un borghese perché in questa insurrezione insorgono davvero tutti. E vediamo questi tre personaggi che calcano questi corpi inermi, senza vita, di uomini. Popolani, che potevano essere operai, potevano essere borghesi, poteva essere chiunque davvero, perché è un'insurrezione che coinvolge tutto il popolo francese. Nella libertà, oltretutto, in questa rappresentazione possiamo vedere un richiamo anche al Venere di Milo, una delle statue più famose dell'arte dell greca. E a Delacroix piace riprendere comunque gli artisti precedenti, come abbiamo visto nello stile, ma anche come concetti, perché anche il concetto di questa piramide viene ripresa eh, volendo da Leonardo da Vinci, come abbiamo visto, cioè, come aveva fatto nella Vergine delle Rocce, eh, ma la riprende anche da un, un artista lui più vicino che è Gerico nella Zattera delle Meduse. Della Medusa. Um, questa libertà e questa incarnazione della libertà rappresentata da Marianne eh, non è da considerare come una donna idealizzata della Croix vuole essere molto concreto in questa sua rappresentazione sono dei corpi concreti non c'è niente di idealizzato e di mitizzi oh signore tranquilla <ride> l'emozione del nostro pubblico si fa <ride> assolutamente sentire colgo l'occasione a parte per farti le congratulazioni perché sei bravissimo Angie come sempre <ride> uh, ricordo al nostro caro pubblico di non farsi problemi a porre domande per noi siamo qui apposta per i vostri dubbi, le vostre angosce, le vostre perplessità. A proposito, sottolineo inoltre che se dovesse succedere che emergono dei problemi sia su Facebook che su YouTube, eh, di scriverlo per favore nella chat, cioè nella chat live. Uh, scrivete pure: allora, Ho avuto dei problemi. Per chi invece ha il mio contatto, mi scriva direttamente in privato, sia su Instagram, sui vari social o su WhatsApp, in base ai contatti che avete, perché purtroppo. Sto controllando un po' ovunque, a me sta andando tutto fluido, ma non si sa mai che ci sia qualche problema da qualche parte, quindi sottolineiamo questa cosa assolutamente. Vai Angie, continua tranquilla, senza problemi, senza ansie, tanto il nostro pubblico è super gentile. Grazie. Allora, stavo dicendo che si tratta di un quadro molto concreto e questa concretezza dà in qualche modo fastidio ai contemporanei di Delacroix. Eh, infatti... Della Croix con, con quest'opera vuole trasmettere uno dei temi che abbiamo che ho citato prima, la, il patriottismo, eh, il patriottismo che si vede proprio nel, nel tricolore, che non, non ritorna solo nella bandiera ma lo ritroviamo anche eh, in generale in tutta l'opera. Um, Oltre al patriottismo, però, ci sono altri temi importanti, come quello che dicevamo del, del bambino, del bambino coinvolto sempre nella rivoluzione, ma soprattutto di questa eh, necessità della libertà di espressione, quindi questa rivoluzione che nasce proprio per questo motivo. E quest'opera diventa iconica durante il periodo successivo. Uh, in quanto si tratta di un'opera che trasmette un messaggio forte, e per questo motivo verrà ripresa anche in altri um, contesti artistici, come può essere uh, il fatto che venga utilizzata anche come copertina di un album dei Coldplay: um, Viva la Vida. E verrà utilizzata anche per la rappresentazione della banconota dei 100 franchi, eh, quindi utilizzata fino al 2002 quando eh, nascerà l'euro. Eh, non mi sono soffermata in particolar modo sui dettagli. Eh, e sullo stile di quest'opera in quanto credo che eh, sia importante nelle opere e nell'arte in generale che esse sappiano trasmettere un messaggio, sappiano mh, trasmettere qualcosa di forte, dei valori ehm, o qualsiasi altra cosa che riesca a raggiungere il cuore del, dello spettatore, il cuore del pubblico e quindi che sappia essere in grado di eh, lasciare qualcosa in coloro che la guardano. E questa La libertà che guida il, il popolo è davvero un'opera che ha scosso molti sentimenti, un'opera che rimane forte e Soprattutto allora ehm, venne esposta nel Salon del 1830 e vinse questo, questo Salon solo per essere tolta dalla circolazione perché era talmente scomoda alla Francia che, ehm, facendo vincere il Salon, di, passò ad essere nelle mani dello Stato, e in questo modo eh, lo Stato aveva il potere di decidere se. Esporla o meno eh, al Museo degli Artisti Viventi. In questo modo, vincendo, quindi l'opera verrà eh, nascosta al pubblico per, eh, per una ventina d'anni finché eh, Napoleone III non decise nel 1855 di eh, riproporla al pubblico per qualche giornata. E poi venne rinascosta ancora per essere poi conosciuta soltanto eh, qualche anno successivo e diventare davvero famosa attorno al 73-74. Quindi ha avuto una, una storia interessante e da quel momento in poi però è rimasta davvero nel cuore di, di tante persone per i suoi messaggi, e per il suo significato e il suo valore. Con questo finito spero di essere. Ma io sono cattivissimo. Esustito. Io <ride> sono cattivissimo, sono super crudele, Angie, poi mi ammazzerai dopo in privato sicuramente di volte. <ride> <ride> Ma un tuo pensiero personale, invece. <ride> se vuoi, ovviamente, se vuoi allietare i nostri ah. cari spettatori di questa cosa, allora. Preparatevi anche le altre, tanto la domanda arriva anche a voi, non vi preoccupate. L'arte in generale, secondo me, deve essere capace di avere dei valori forti. Oltre che, appunto, come dicevo prima, ehm, la bravura tecnica dell'artista passa un po' in secondo piano al, al suo contesto, a quello che davvero deve, deve arrivare. E quindi sono convinta che certe opere abbiano questa, questa forza di trasmettere, oltre che trasmettere emozioni, di saper dare anche degli insegnamenti. Perché mh, a volte studiare la storia è bello, ma studiare qualcosa di visivo, qualcosa che in qualche modo riesce a trasmettere ciò che hanno vissuto davvero altre persone, che sono gli artisti principalmente, eh, è qualcosa di superiore. <ride> Poi sarà perché, forse per la passione per l'arte, ma credo che davvero avere questo... Cioè, l'arte ti avvicina davvero a quello che è stata la storia e quindi... Questa è sicuramente è un'opera davvero importante e iconica per il contesto della libertà che oggi, come, come non mai, forse è un tema davvero importante, e quindi sono convinta che certe opere possano avere la forza di dare degli insegnamenti e trasmettere qualcosa a coloro che le guardano. Ovviamente per i nostri cari amici che ci stanno seguendo, la domanda non è a caso, Angelica ovviamente se l'è preparata, ma lei odia parlare del suo pensiero, ovviamente, ovviamente, vero Angie che così sai che ho ragione. Quindi lei ce l'aveva lì pronta, però non sapeva se dirlo o no, quindi io ho... Fatto una lieve spinta verso questa cosa. Ovviamente non l'ho presa così all'improvviso, le ho anticipato la cosa giustamente. Allora, adesso io ringrazio tantissimo Angelica per questa bellissima spiegazione. Come sempre, sei super, super meraviglioso in queste cose. E passo la parola alla nostra seconda ospite, la nostra cara Marta, sempre sorridente come come un angioletto no? e niente, eh, visto che complimentone che ti ho fatto, che parlerà eh, di qualcosa di secondo me molto interessante. Vai Marta. Buonasera di nuovo, innanzitutto spero di non deludere le aspettative visto questa presentazione d'angioletto, quindi <ride> vabbè, comunque io parlerò di un grandissimo artista vissuto tra 700 e 800 che è Antonio Canova, immagino tutti lo conosciate, chi più, chi meno, però sicuramente l'avrete sentito nominare, ecco, grandissimo scultore che è nato a Possagno nel Veneto nel 1757 e poi morto nel 1822 a Venezia. Ecco, detto queste piccole informazioni, sicuramente Antonio Canova si può attribuire a quello che è il movimento del neoclassicismo, anche questo immagino lo abbiate sentito, ma prima di concentrarmi su quella che è la sua opera che abbiamo scelto per questa serata, che è Le Tre Grazie. Vorrei dire due parole sul neoclassicismo, quali sono i punti chiave di questo movimento, di queste caratteristiche che lo contraddistinguono. E poi mi soffermerò anche a parlare di quello che è il rapporto con, con il tema della libertà, che è appunto il tema filo conduttore di questa serata. Ecco, come molti di voi sapranno, il neoclassicismo è stato un grandissimo movimento sviluppatosi nella seconda metà del Settecento, ed è stato un movimento europeo a tutti gli effetti, nel senso che si è diffuso oltre, ben oltre i confini italiani. Ecco, um, il termine neoclassicismo si può scomporre in due parole, neo, che significa nuovo, e classicismo, che fa riferimento a quella che è l'arte classica, quindi il periodo di massimo splendore di quella che è l'arte greca quindi il termine significa nuovo splendore, che è questo superamento, diciamo, dello splendore antico o perlomeno l'obiettivo degli artisti neoclassici era in qualche modo quello. Il neoclassicismo nasce in un periodo storico in cui il presupposto è quello della frivolezza, nel senso che ci sono stati due secoli precedenti di barocco e rococò, in cui c'è un'arte sfarzosa, l'arte un ehm, viene percepita come rappresentazione teatrale, l'arte è ornamento, è leggera e tutto quanto. E il neoclassicismo si pone un po' un, come un superamento di tutto ciò viene abbandonata questa leggerezza considerata eccessiva e in qualche modo si predilige l'armonia, l'equilibrio, la perfezione, insomma tutte le caratteristiche tipiche di quella che è l'arte greca. È un'arte stabile, un'arte sicura e un po' per riprendere quello che è il titolo della serata direi un'arte incatenata. Significa che ehm, Canova sceglie quella che è una produzione che vede uno stile rigido, uno stile canonico, ehm, si affida alle proporzioni, tanto che venne soprannominato il nuovo Fidia, il riferimento al grandissimo scultore greco Fidia. Ecco, ma ora passiamo a quella che è l'opera in questione nello specifico, ossia Le Tre Grazie. Allora. Le Tre Grazie sono un gruppo scultorio in marmo, o perlomeno ne esistono ben due versioni, entrambe in marmo, ritraenti quelle che sono tre idee della, mit de della mitologia greca. Ehm, la prima versione è del 1812, la seconda è del 1817. L'una è conservata all'Ermitage a San Pietroburgo, l'altra al Victoria and Albert Museum di Londra. Le opere sono molto simili, tant'è vero che le, dif le differenze sono ben, ben poche: sono piccoli dettagli, ininfluenti, spesso non si conoscono neppure. E il tema, come ho già detto, è un tema strettamente mitologico, nel senso che vengono raffigurate queste tre figlie di, di Zeus, che sono Aglaia, Eufrosine e Talia, e ehm, vengono raffigurate strette in quello che è un abbraccio, come, come si può vedere dall'immagine, ecco. Eh, le tre Dee sono sicuramente un soggetto, un soggetto mitologico, un soggetto molto noto all'interno della storia dell'arte. Tant'è vero che tutti conosceranno la Primavera di Botticelli, e anche lì appunto possiamo vedere questo gruppo, queste tre divinità presenti nel, nel, nell'opera. Qui Canova però decide di apportare quella che è un'innovazione a questo tema, nel senso che dà vita a quella che è una versione rivisitata del, dell'opera. Infatti se di solito la Grazia Centrale, la sorella centrale veniva raffigurata di, di spalle rispetto all'osservatore, in questo caso possiamo vedere appunto come lei sia di fronte rispetto all'osservatore, mentre la sorella sulla sinistra ha questa appunto inclinazione del viso e anche delle spalle e la sorella destra invece la vediamo colta con il volto di, di profilo. Ecco. Quindi è questa nuova iconografia, questo nuovo esperimento che Canova de decide di fare. Ehm, I corpi appaiono molto ben levigati, eh, traspare dolcezza, appunto come sottolinea l'abbraccio fra le figure, che sottolinea anche questa intimità che c'è tra di loro. E um, l'intimità si vede anche dalle, dalle carezze, queste carezze, simbolo di un affetto familiare, ecco. Un, un altro aspetto ancora è il fatto che il nudo qui non ha alcuna valenza erotica, ma esprime quello che è il bello ideale, quindi la perfezione fisica dei soggetti che sono raffigurati. E si vede benissimo la capacità di Canova di levigare i corpi in ogni dettaglio, per esempio, vediamo le acconciature molto complesse, ma rese ad una ciocca ciascuna arricchite oppure lo vediamo nel, nel panneggio che copre parte delle nudità delle fanciulle anch'esso reso con estremo realismo e un altro elemento che poi dimostra l'amore di Canova per il suo lavoro la sua professione e la sua cura ai dettagli è il rosato dell'incarnato nel senso che in questo caso non lo vediamo e in generale dalle fotografie non traspare però dal vivo si può vedere questo colore che rende poi l'incarnato di quello che è la pelle umana, o almeno così hanno insegnato, perché io purtroppo non ho avuto modo di, di vedere l'opera dal vivo, anche se chiaramente mi piacerebbe molto. E adesso veniamo a quello che poi è il sunto finale del mio discorso e perché abbiamo scelto quest'opera in relazione con la libertà. Ecco, se abbiamo detto che appunto Canova decide di rappresentare quello che è il bello ideale, quella che è questa bellezza femminile, eh, che fa riferimento alla statuaria classica, un po' seguendo poi quelle che era il discorso che in quegli anni faceva lo studioso tedesco Winkelmann, ehm, e quindi vediamo questa armonia, equilibrio, proporzione che viene prediletta rispetto poi a quelle che sono le deformazioni fisiche, nel senso che appunto tutti i corpi sono ben studiati, anatomicamente parlando, c'è un disegno, ci sono delle regole precise. Quindi eh, se da un lato possiamo rispecchiare un po' tutto questo, quindi, ehm, questa freddezza quasi, questa impersonalità dei corpi perché sono delle riproduzioni del reale. E quindi, da questo punto di vista, possiamo leggere mh, la mancanza di libertà, ossia il rispetto della proporzione, della geometria, dell'armonia, del rigore, tutte caratteristiche tipiche dell'arte di Canova. È anche vero che. Volendo dare una lettura da un altro punto di vista, che è il mio, eh, poi si può anche non condividere. Assolutamente, viva le idee di chi presenta, viva, viva, viva il pensiero personale. Ecco, adesso mi insulteranno tutti. No, vabbè, stavo scherzando. Un'altra lettura che si può dare in relazione al tema della libertà è il fatto che. Secondo me, se vogliamo contestualizzare un po' l'opera nel periodo storico, cioè il periodo del, dell'illuminismo, possiamo vedere come effettivamente mh, gli illuministi usavano quello che è un po' mh, la rappresentazione del reale, quindi strumenti che ricercavano la realtà come poteva essere il disegno o in questo caso la scultura per cercare di promuovere quello che è un po' il mito dell'uomo moderno cioè l'uomo moderno che con la razionalità ehm, cerca di governare il mondo quindi io direi che anche un'arte così razionale così rigida così ehm, in equilibrio e in proporzione potrebbe essere da un punto di vista Diverso, ecco quella che è la ricerca dell'uomo, della libertà attraverso tutti questi strumenti razionali e quest'uomo è proprio l'uomo moderno dell'illuminismo. Poi, oh, magari qualcuno non condivide, però insomma, dai, spero vi sia piaciuto e niente. Benissimo, grazie Marto, tu hai parlato già del tuo pensiero personale. Eh, mi sono portata avanti. <ride> Sei portata avanti perché sapevi come finiva, aspettate che rimuovo la foto e ritorniamo in posizione grande. Eccoci qua. Uh, grazie Marta, come sempre anche tu sei sempre super prontissima, anzi bravissima come sempre. Ricordo per l'ennesima volta, o oh, io ci provo, eh, vedete voi se volete farlo o no, uh, di commentare sui vari profili. Senza alcun problema fate, ponete domande. Noi siamo qui anche per questo. È brutto uh, parlare e basta. Se c'è qualcuno che vuole interagire con noi, siamo qui. Contentissimi, almeno io sono contento, magari loro un po' meno, perché eh, dentro di loro mi, un po' mi insultano. Questa cosa, ma ah, io sono contentissimo di rispondere alle vostre domande oppure di far rispondere alle vostre domande, soprattutto eh, perché ovviamente è così. E quindi non aspetto nient'altro che questa cosa, ovviamente. Quindi... Interagite senza alcun problema, noi siamo qui, le domande vengono mandate come banner direttamente dalla diretta e vabbè, poi io le leggo anche dai vari social, dai vari profili. Ok, chiaro per tutti? Uh, un favore per chi è su Facebook, uh, chi è collegato, per favore mi scrive un messaggio se va tutto bene. Scrivetemelo in chat de de del social da cui siete collegati. Scrivete OK, tutto a posto, tutto tranquillo. Perché vedo che un sacco di gente continua a connettersi e sconnettersi. Quindi magari c'è qualche problema, magari non siamo noi. Non so se sta uh, perché io vedo i dati e i numeri che aumentano e diminuiscono, è per questo che lo dico semplicemente. Ricordo che comunque la, la diretta è registrata. Quindi, nel caso voi vogliate seguirla, poi successivamente vogliate condividerla sui vostri profili social, fatelo assolutamente, siamo super iper contenti, anche noi. Allora, io direi che possiamo passare la parola al nostro alla nostra, perché qui io sono sempre circondato da fanciulle, alla nostra terza ospite, eh, direi che passiamo a Carlotta, che anche lei ci parlerà di un altro artista. Che ovviamente ci presenterà lei, quindi io le passo subito la parola, visto che mi ha minacciato, e le mostro già subito il dipinto <ride> e il quadro. Ok? Metto subito in mostra. Va bene, Carlo, aspetta che ti metto sì, davanti. Eccoci qua. Dunque, eh, io qui eh, devo parlare del primo grande momento di rottura, in realtà, eh, rispetto alle convenzioni, in tutta la storia dell'arte. Uh, ci troviamo di fronte ad un'opera del 1875 di Monet, La passeggiata. Uh, quello che voglio sottolineare per primo sicuramente sono le differenze rispetto a quanto abbiamo visto precedentemente, in particolare alle Tre Grazie di Canova. Non ci troviamo di fronte sicuramente ad una bellezza idealizzata, a una divinità, una figura di donna vista come bella, uh, ma appunto ci troviamo di fronte ad una donna borghese, una donna comune, la moglie di Monet Camille, in questo caso accompagnata dal figlio Jean. Uh, si tratta proprio di un dipinto in cui voglio sottolineare uh, quello che può essere considerato appunto un punto di rottura totale con la tradizione, perché gli impressionisti scelgono di rappresentare dei soggetti che sono tratti dalla loro quotidianità e come lo fanno scardinando completamente quella che è la concezione tipica di eh, disegno preparatorio che doveva essere alla base di tutte le opere. Quindi ci troviamo di fronte ad un'opera che viene dipinta in aperto, in primo luogo perché viene realizzata en plein air, in maniera molto veloce e senza disegno preparatorio. Questa volontà eh, di velocità è data anche da quello che può essere considerato il disegno che sta alla base dell'arte degli impressionisti, perché eh, gli impressionisti hanno come obiettivo fondamentale quello di voler rappresentare un momento specifico, di una giornata specifica, di una stagione specifica, che viene fissato sulla tela. In questo caso ci troviamo di fronte alla rilassata atmosfera di un pomeriggio uh, di vacanza, in una località di vacanza, appunto, Argenteuil, dove sia Monet che Renoir erano soliti recarsi uh, anche insieme. Uh, e in particolare ci troviamo al tramonto, per cui effettivamente vediamo che tutti questi, uh, tutti questi artisti, gli artisti impressionisti, daranno poi luogo a quelli che sono tutti gli altri grandi momenti di rottura. Senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile. Per cui, effettivamente, il mio ruolo in questo caso fare un po' da tramite tra quello che poteva essere considerato una tradizione pregressa e precedente, una tradizione rigorosa e accademica eh, dal punto di vista della rappresentazione e quelli che invece saranno i grandi atti di rottura che porteranno poi alle avanguardie del primo novecento fino ad arrivare ad esempio a un duchamp, eh, quindi al dadaismo oppure anche poi oltre. Eh, e in realtà il mio intervento di tramite dovrebbe essere più o meno concluso, per cui io ripasserei la parola a Luca di nuovo. Allora, perfetto, eh, visto che eh, Carlotta in questo momento vi starà anche molto odiando, no vabbè, al di là di questo, io ovviamente non posso fermarmi qui. <ride> Carli, 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 Dimmi. Carlotta, tu invece cosa ne pensi a livello tuo personale dell'arte della libertà? Dici tu un po' il tuo pensiero di arte e libertà, beh io in realtà avrei riassunto un po' quello che penso nei miei interventi precedenti, nel senso che penso che l'arte abbia come obiettivo quello di liberare l'uomo, di permettere all'uomo di interfacciarsi al mondo, di scoprire il bello, di scoprire il mondo con occhi diversi, magari un po' più pieni di meraviglia, se possiamo definirlo così. Uh, e secondo me questo è il ruolo fondamentale dell'arte. Poi la libertà nell'arte... Eh, io avevo questo ruolo che mi piace anche molto, un po' di tramite, no? uh, perché come ho detto prima, effettivamente senza gli impressionisti tutto quello che viene dopo non sarebbe stato possibile uh, in qualche modo e penso che liberarsi dal canone, uscire dal terreno già tracciato e fare qualcosa di nuovo sia un qualcosa di stupendo e meraviglioso, un atto di coraggio totale che poi ha portato a sviluppi incredibili in futuro. Visto che tu mi hai lanciato una palla enorme involontariamente, però Aiuto, hai, fatto, dimmi. Hai, parla hai parlato del bello. Io sfrutto l'occasione per anticipare una cosa che pochi di voi sanno, magari chi è presente qui sicuramente lo sa, gli altri no. L'8 aprile si terrà ad Abbiate Grasso, quindi in provincia di Milano, e anche in versione streaming, uh, un evento interamente incentrato sul concetto e il tema della bellezza. Non faccio altri spoiler perché altrimenti eh, perdete completamente l'evento. Comunque si terrà l'8 aprile alle ore 21. Sarà disponibile guardarlo anche in versione streaming. Quindi se volete collegarsi o collegarvi, eh, io, noi vi aspettiamo benissimo. Ci sono i primi applausi. Ciao <ride> Fede, grazie. Lui è colui che fa, ha fatto le grafiche meravigliose che vedete alle nostre spalle. Sono bellissime, lo so. Grazie, Fede. Eh, e niente, quindi. Eh, vi aspettiamo anche lì eh, perché sarà un una bella opportunità. Comunque, facciamo un anticipo, e anche se ormai manca anche poco. Eh, ho pensato anche a questa roba qui, che non ci sto pensando più di tanto. Eh, niente, grazie Carli per il tuo intervento: molto breve, ma molto conciso e molto preciso, come sempre. Anche tu sei sempre meravigliosa. Eh, ora, passiamo al nostro prossimo ospite ok Giulia, io sarò l'ultimo è sempre, vi toccherà sentirmi parlare per una settimana, perché poi arriva la fine e non mi fermo più nessuno, no ragazzi io vi chiedo una cosa, per il bene dei nostri spettatori, per favore se sto parlando troppo, fermatemi fatelo per il bene dei nostri spettatori non pensate a quello che io voglio perché io vado avanti tantissimo a parlare e niente. quindi passo la nostra la nostra, passo la parola a Giulia che ci presenterà un altro artista e un'altra opera allora, intanto spero che mi sentiate bene perché prima mi ero un attimo disconnessa e caduta la connessione. Mi sentite e mi vedete bene? Sì, tutto bene. Adesso aspetta che vai okay. avanti a parlare, che più ti senti Allora, l'opera eh, che ho scelto è L'Urlo di Munch. Io parto subito con una considerazione personale perché secondo me è un'opera che a prima vista potrebbe non dar l'idea di libertà, anzi, forse dà anche l'effetto opposto perché almeno a me trasmette personalmente un po' di angoscia, di, di paura, però secondo me questo è interessante perché si tratta quindi di, di uno stimolo, di una contraddizione, cioè in questo caso la libertà viene definita eh, tramite la sua ricerca, tramite la sua necessità, cioè io in questo urlo ci vedo un grido di, di desiderio, di necessità, di libertà. In realtà non si tratta solo di un dipinto, ma si tratta di, di una serie di dipinti che sono stati fatti da Edward Munch. E, tutto è nato da una sua esperienza personale, perché mentre eh, più o meno verso i suoi 30 anni, eh, è un dipinto della fine del 1800, stava camminando in collina con due compagni, però mentre i compagni proseguivano tranquillamente nel, nel percorso, nella camminata, eh, invece Edward si fermò un attimo a una stazionata, una palizzata un po' come quella che, che si vede nel dipinto. E osservò il tramonto, però al posto che averne una visione romantica, come generalmente dovrebbe essere, eh, sentì in quel momento un urlo che probabilmente proveniva dall'ospedale psichiatrico che si trovava ai piedi della collina, dove peraltro era, era ricoverata sua sorella. Quindi, però, eh, di quest'urlo ne fece poi un, un urlo metaforico, quindi eh, diventò una visione letteraria, e probabilmente, infatti, l'artista era. Mh, condizionato da quello che stava accadendo in quel periodo della sua vita, perché in quel periodo c'era la tubercolosi e subì diversi lutti familiari, ma eh, non si tratta solo di questo, ma anche del fatto che egli stesso aveva una visione un po' particolare e come molti artisti del resto era eh, un po' tormentato, infatti definisce i suoi quadri come eh, dei dipinti quasi egoistici, cioè che egli ha dipinto per una propria necessità. Eh, per, per dar sfogo, perché ehm, secondo lui, appunto, eh, questo è l'intento dell'arte. In questo quadro, vediamo che il, il cielo è rappresentato come ehm, una, sorta di, di, con una sorta di fiamme eh, che, che lo riempiono, che sono infuocate, e la terra si mescola al cielo, quindi troviamo un paesaggio deformato stesso volto che potrebbe rappresentare l'artista è deformato appunto è, è allungato la, la faccia è schiacciata è un'espressione di terrore e, e questo perché rappresenta un po' l'anima di Edward perché ehm, non si sente libero ma la prima libertà è quella dell'anima non è tanto quella che deriva da una situazione e quindi da, da piuttosto che da una situazione economica oppure eh, familiare o ma è proprio una libertà, una libertà di pensiero che, secondo, secondo Edward Munch, eh, va via via sparendo man mano che si arriva all'età adulta, perché, eh, come già aveva detto parlando del suo quadro La pubertà, in cui la fanciulla stava diventando adulta e quindi perdeva la sua purezza, appunto, l'anima crescendo perde la sua purezza e, e la sua ingenuità, e quindi si avvicina passo dopo passo alla morte, È una visione che, secondo me, è un po'. Un po' eccessiva, un po', un po drastica e troppo pessimista. E, e quindi per, per Edward la mancanza di libertà è come, avere una, è come avere un corpo senza spirito, e sicuramente è stato influenzato come egli stesso ha ammesso, da, eh, da Kierkegaard che parlava del, dell'angoscia e della libertà, eh, perché anche eh, Edward Munch come Kierkegaard, soffriva d'ansia angoscia, prova questi sentimenti di paura e secondo Kierkegaard ehm, l'angoscia la, porta a, però l'uomo a essere libero, contrariamente da quanto egli pensa, perché magari si sente sopraffatto dall'ansia ma in realtà lo sta mettendo in una situazione tale da poter mettersi alla prova di potersi sfidare e quindi si trova in una situazione sì rischiosa e difficile ma anche eccitante e stimolante e quindi per questo parla di vertigine di, di libertà, la vertigine della libertà, perché è come se si trovasse in cima a un pozzo e guardasse verso il basso, dove il fondo del pozzo rappresenta l'abisso. E praticamente guardando verso il basso eh, l'uomo sente una sensazione di vertigine, di capogiro, però questo è, è quello che poi lo porta a, alla libertà e a fare la scelta più, più consapevole. E, e quindi sicuramente anche Munch. Perché l'ha detto egli stesso, soprattutto di queste sue intenzioni, di, suo, eh, di questa sua angoscia, ne ha parlato in un taccuino che ha scritto descrivendo quest'opera, e ha detto e ammesso di aver studiato Kierkegaard. In questo quadro quindi troviamo diversi significati: troviamo sia la, la sensazione di paura, di angoscia esistenziale, così come un grido per la libertà, un desiderio di essere libero. E quindi Possiamo interpretarlo con, con diverse metafore e con, con diversi punti di vista. Ho finito. Allora, benissimo, Giulia. Anche a te, visto che non sei assolutamente esente dalla domanda eh, più cattiva del mondo, eh, che cosa ne pensi invece tu? A livello tuo, personalmente, visto Angie così non l'ho fatta solo a te, non no, no ma, eh, no, ma in realtà io penso più o meno quello che ho detto all'inizio, nel senso che io vedendo questo quadro, cioè non è che subito mi sia venuto in mente proprio un grande desiderio di libertà, più che altro mi, mi, mi trasmetteva abbastanza un senso così di, di angoscia, però poi documentandomi ho capito che appunto poteva essere quasi una richiesta, quasi un, un bisogno di. Di esprimersi per liberarsi di quello che magari teneva dentro. Eh, non è proprio un quadro gioioso, però secondo me esternare le sue paure o comunque questa sua ansia poteva portarlo a, alla fine a liberarsene. Grazie. Giulia, anche tu, come sempre, meravigliosa, come tutte le nostre varie ospiti. Ricorda alle nostre ospiti che se vogliono fare anche loro delle domande. Specifiche a qualcuno in particolare possono fare. Evitate di tartassare me, magari, eh. <ride> non so. <ride> adesso già ho visto qualche sguardo aggressivo, <ride> cattivo. Va bene, adesso è arrivato il mio turno. Eh, io vi avviso, io non sono assolutamente bravo come le nostre ospiti, perché loro sono sicuramente molto meglio di me in questo. E parlerò, eh, partirò però. Eh, senza presentare, cioè arriverò alla presentazione con calma mm. eh, e partirò da quello che è la libertà per me. Eh, la serata che vedete, comunque, in un certo senso, è stata pensata in un preciso modo. Eh, nasce appunto con l'idea di lasciarvi tanti sassolini, tanti tante pensieri e dire... Adesso ho guardato la diretta, non mi viene in mente niente. Poi domani ci penso bene, stanotte, perché io penso di notte, quindi penso di notte. Ma gli altri, magari, pensate di giorno. Domani, mentre studiate, mentre siete a scuola, mentre siete al lavoro, chiunque, vi eh, viene in mente qualcosa e viene anche da scriverci da a noi tranquillamente scrivete pure sia su Pavia Play che su NoARS, eh, sia a me in privato, sia alle nostre anche ospiti, come preferite per chiunque abbia i contatti, eccetera. Intanto adesso vi mando un secondo i contatti così li vedete perché io li mandavo mano a mano. Ecco qua, questi sono NoARS, Pavia Play eh, purtroppo per motivi di tempo non sono stato potuto fare la grafica, fa niente, comunque Pavia Play basta che la cercate sui vari social e la trovate. Uh, dopo aver fatto anche di nuovo invitato a scriverci, io continuo con il mio discorso perché poi io mi perdo sempre sicuramente in questo modo. Allora, come ho detto, uh, l'obiettivo è di mettervi tanti sassolini. Uh, la libertà è appunto, ho già detto all'inizio, è un tema complicatissimo. Si potrebbe stare qui una settimana a parlare di una sola opera, onestamente. Le opere che sono state scelte sono state scelte apposta. Ognuno ha il proprio perché all'interno di questo percorso, ok? Eh, alcune, addirittura a prima vista, come diceva appunto Giulia, eh, sembrano prive di questo sentimento di libertà, eh, perché è proprio una comune, un elemento comune dell'arte, ok? Uh, il nostro pensiero è appunto questo, di mettere un po' in testa uh, l'idea che ci sono, Giulia è scomparsa ancora, poverina, uh, ci sono tante cose uh, che a noi sembrano assolutamente impossibili, ma che in verità, uh, pensandoci anche un secondo in più, diventano uh, normali, diventano abbastanza uh, chiare, ok? E per fare questo io sono arrivato all'ultimo artista. Uh, molti di voi, quelli che stanno seguendo, molti lo sapranno io sono un appassionato di arte contemporanea e in particolare di un artista dell'arte contemporanea se andate intanto su No Arts e anche su Pavia Play a vedere un vecchio inter mio intervento chiamato l'arte contemporanea cos'è veramente uh, vedete sicuramente che io ho sottolineato per molto tempo un artista in particolare l'artista di cui sto parlando è Giorgio De Chirico Uh, per me è letteralmente in questo momento una figura mistica in un certo senso. E De Chirico, uh, è il, secondo molti, uh, io adesso vi presento l'immagine di cui in particolare parlerò, che è appunto Canto d'Amore. De Chirico è un artista d'eccellenza per parlare di libertà. È un artista d'eccellenza perché lui rappresenta il puro, puro artista contemporaneo che fuoriesce da qualsiasi logica e da qualsiasi schema esistente proprio che non si può neanche immaginare. Perché eh, cosa fai in questo canto d'amore? Canto d'amore eh, è un'opera che se non sbaglio, perché io non sono così tanto preparato a livello storico però ci provo, poi le nostre amiche, se voglio intanto andare a controllare, correggermi nel mentre fate pure così vi vendicate delle domande che vi ho fatto. Se non sbaglio, risale al 1914 circa o 24, non mi ricordo bene. Uh, Scusate, perdonatemi, eh, care amiche, se andate a controllare mi fate un favore. E in questo caso eh, decide di giocare come è tipico di Lechirico De su delle contraddizioni delle contraddizioni che ci spingono a vivere eh, un'esperienza che possiamo definire nuova. Eh, Questa esperienza nuova nasce dalla contraddizione che emerge subito. Basta guardare eh, l'opera eh, e si vede una grandissima testa di marmo che richiama il nostro buon Canova, al nostro buon arte neoclassica e a cui si contrappone un grandissimo eh, guanto di plastica arancione che uno dice eh, che ce fa lì e a cui si contrappone anche un'architettura bellamente ma sì bellamente non so neanche definirla perché non la vedo bene dalla foto comunque una bella architettura eh, che va tra il 400, 300, 500 comunque eh, un'architettura comunque eh, rinascimentale eccetera Ok, non so se vedete sul lato destro, si vede che, cioè, sul lato destro per chi guarda la foto, si vede che c'è questa architettura rinascimentale. Sullo sfondo poi emerge la città. E come se non bastasse de Chirico, non si voleva proprio annoia, eh, ha deciso di tirare fuori pure un grandissimo pallone color verde che è praticamente eh, ecco Giulia è tornata, la aggiungo di nuovo e eh, lievemente eh, fuori dal contesto nel senso abbastanza fuori dal contesto e decide di fare tutto questo in un'unica opera onestamente uno che non ci capisce nulla di arte contemporanea vede sta opera e dice questo è un matto non ci vuole niente per la testa dei fa eh, e avete ragione de chirico era un po particolare era un po particolare nel senso che lui era un artista Contemporaneo, in particolare dell'avanguardia, eh, tardo avanguardia, voleva riportare in vita le avanguardie, perché ormai arriviamo con De Chirico verso quel periodo che possiamo definire verso la fine dell'avanguardia. Okay? De Chirico non fa altro che anticipare i tempi: anticipa i tempi, inserisce degli elementi stranianti, elementi che ti fanno un po' sta così, un po' richiamano un po' il buon brecht che ti porta a uno straniamento anche teatrale, un po'. Che è tipico del periodo storico in cui ci troviamo, ok? Ma uh, perché, appunto, De Chirico per parlare di libertà? E, beh, penso che il collegamento sia abbastanza chiaro. Cosa meglio di De Chirico uh, spiega uh, cosa vuol dire uscire da uno schema? La libertà... Uh, Bisogna intenderla in vari modi, ovviamente. Come ho detto, si potrebbe stare davvero una settimana a parlare solo di un'opera un sola. Ok? E la libertà, uh, secondo me. Ok, io quindi passo direttamente al mio pensiero, perché per me, purtroppo, non sono come la Angie, per me è molto più semplice parlare del mio di pensiero. Engine, non è una critica assolutamente, ognuno è fatto a proprio modo. <ride> Ti mando un abbraccione, <ride> niente, fa niente. Uh, L'idea è questa praticamente: che per me è facile partire dal mio di pensiero. Okay? Secondo me la libertà è un concetto così tanto complicato che parlarne sarebbe anche quasi riduttivo. E allora dovreste dirmi: sì, ma allora che cosa fai a fare una serata a cui parli della libertà? Uh, perché appunto questo. È così tanto difficile che è il momento di mettersi in gioco e farlo. Eh, questo è questo quello che penso io. Più una cosa è complicata, più è bella da fare, bisogna essere sinceri. Eh, la libertà per me significa, in un certo senso, per molte cose anche uscire da un canone uscire da un canone eh, tipico che in un certo senso un po' ci blocca tutti siamo tutti figli di canoni sia estetici ma non solo anche canoni comportamentali canoni di ogni tipo ma come è giusto che sia perché ad esempio per le regole se non ci fossero questi canoni andrebbe a sfracelli il mondo però in certi casi eh, bisognerebbe uscire da questi canoni bisognerebbe uscire bisognerebbe liberarsi di questi vincoli enormi che spesso ci opprimono in un certo senso ed è da qui che nasce la libertà perché la libertà proprio in questo periodo eh, io non volevo entrare nel politico e non ci entrerò assolutamente intanto chiudo l'opera tanto in... avete capito che io parlerò pochissimo dell'opera perché purtroppo sono fatto così eh, come avete capito eh, in un periodo così in cui in un certo senso Sentiamo tantissime notizie, non sappiamo neanche più dove sbattere la testa. Sbattiamo a destra, a sinistra, andiamo in centro, su, dritto. Qual è la fonte giusta? Qual è la fonte sbagliata? Secondo me l'unica cosa che dovrebbe saltare alla testa è il pensiero che noi qua siamo liberi, chi più, chi meno, qualcuno da un'altra parte del mondo no. Eh, io non volevo, ripeto, entrare nel... Nel banale, eh, ci uscirò appena possibile, adesso mi sono impelagato in qualcosa. Però eh, davvero, ma la libertà non significa essere sotto un regime dittatoriale o essere sotto qualcuno che ci impone qualcosa. La libertà è anche poter uscire di casa senza avere una bomba che mi esplode a 10 metri di distanza. La libertà di dire io adesso mi sveglio la mattina senza avere qualcuno che, senza magari saperlo, mi vuole uccidere. Questa secondo me è libertà e non è libertà per le scelte politiche di una persona o di tante persone, davvero non voglio assolutamente entrare eh, nel, nel pensiero politico. Però la libertà è anche poter in un certo senso esprimersi. E allora cosa meglio dell'arte? Cosa se non creare una serata in cui uno evita di pensare al telegiornale, evita di collegarsi con il TG o con le notizie e magari rimanerci un po' scioccato e non capire davvero dove porsi? La libertà è anche questo: la libertà è anche pensiero, la libertà è anche io posso dire quello che voglio e lo faccio a modo mio, a modo mio. Noi tutti qua dentro, eh, se siamo in questa chiamata, in questo gruppo, abbiamo un talento, ma non solo noi, assolutamente. Ognuno che sta seguendo questa diretta ha un talento in qualcosa. Ok? E questo talento secondo me deve essere assolutamente libero di farlo. Quando io ho proposto queste dirette alle care fanciulle qui presenti, non tutte erano così tanto convinte come sembra, alcune non erano proprio così tanto convinte, mi hanno detto io no, no ma di cosa devo parlare, io non lo so queste cose, assolutamente. Uh, la verità è che secondo me, almeno penso di aver dato anche a loro un po' un momento in cui si sono sentite libere di tirare fuori la loro arte, perché se siamo qui alla fine un po' di arte ce l'abbiamo dentro nel sangue, ok? E appunto per questo io ho scelto De Chirico, il buon Giorgio, appunto torniamo alla nostra opera perché altrimenti io mi eh, allungo troppo. Il buon Giorgio vuole questo, vuole uscire dai suoi schemi e portarci a pensare che la sua arte, se qualcuno uh, non la capisce, onestamente non penso gli interessasse molto De Chirico. E mi ricordo durante una lezione di cinema e arte, penso anche le nostre care Fanciulle, Marta, Angelica e Carlotta, il nostro caro professore eh, a un certo punto ci ha mostrato un uh, documentario su Giorgio De Chirico. Giorgio de Chirico è una figura davvero eclettica. Uh, se andate a vedere questo documentario, non mi ricordo assolutamente come si chiama, a un certo punto, addirittura De Chirico uh, cosa fa? Viene ripreso dalla Rai, se non sbaglio, mentre uh, sta dipingendo, mentre sta dipingendo i, i girasoli, no, il sole, scusatemi. Correggetemi amiche voi che seguite la diretta e vi ricordate sicuramente di questa lezione. Uh, stava dipingendo il sole. Un paesaggio con un grosso sole. E a un certo punto l'obiettivo di questo documentario era dimostrare come De Chirico lavorasse. De Chirico dipinge il sole sul cavalletto. Ecco, Giorgio De Chirico dipinge il sole sul cavalletto, adesso ve lo uh, scrivo in, anche in chat. Uh, adesso, eh. Questo è il nome del documentario. Se non avete molto da fare, andate a vederlo perché è davvero interessante. Eh, a un certo punto, cosa fa. Eh, sì, l'ho scritto, non ve lo mostro anche a voi, tanto poi andate a rivedermelo. Eh, comunque, cosa fa Giorgio De Chirico? A un certo punto, al mattino, si svegliano i cari amici della Rai e cosa fanno? E vedono che, che il buon Giorgio ha già dipinto tutto. Ma ha dipinto tutto di notte. Ma i patti quali erano, caro Giorgio? I patti erano di non fare questa cosa, i patti erano che tu avresti dipinto davanti a noi. La risposta di De Chirico, io me la ricordo benissimo, appunto da grandissimo fan, diceva: No, eh, io dipingo quando me lo sento, non davanti alla tv. Eh, non davanti alla TV, io non, non devo farmi bello davanti alla TV mentre dipingo, perché la mia arte viene in un certo momento, non c'è bisogno di qualcuno che mi riprenda per farla ad arrivare. È un po' questa la dimensione che io voglio mettere in risalto, okay? questo suo essere è molto eclettico, ma allo stesso tempo geniale. Un artista, un artista un artista ed è per questo che il De Chirico eh, di oggi che noi vediamo con un'opera davvero strepitosa eh, perché eh, noi eh, stiamo eh, parlando di un'opera <ride> che per eh, uno storico dell'arte è qualcosa di clamorosamente bello ma anche qualcun altro ci stiamo rendendo conto proprio di questa cosa qui che... L'arte è questo, l'arte è libertà. Libertà e arte sono un tutt'uno tra di loro. Marta prima parlava di un'opera che la libertà, eh, a livello stilistico almeno, a livello proprio di stile, eh, Marta ci diceva bene prima, non ce l'ha dentro, cioè eh, è chiusa al classicismo. A, a, alla base del classicismo c'è proprio il pensiero di chiusura della libertà. E allora perché noi scegliamo il classicismo eh, come libertà? Perché, comunque, anche il classicismo ha dentro di sé qualche elemento che gli permette di essere libero. Perché noi parliamo di Delacroix, emblema proprio della libertà, Angie? Perché Delacroix è proprio l'emblema della libertà, fa un'opera apposta, ci rendiamo conto di questa cosa. Perché Delacroix eh, cos'era? Era un artista che voleva mostrare come la libertà fosse importante. Stessa cosa può farlo Monet, stessa cosa può farlo Munch, Munch anche lui, eh, artista che davvero crea angoscia per certi versi, stessa cosa lo fa De Chirico, la libertà ha attraversato per tutta la storia dell'arte con... è, attraversato... sì, dell è stata attraversata con una cadenza specifica dalla libertà, o meglio, in tutte le opere in qualche modo c'è un senso di libertà e dalla libertà dell'arte, la libertà che noi questa sera in qualche modo abbiamo voluto presentarvi io mi dilengo sempre troppo nelle parole sono una persona molto prolissa parlo tantissimo, lo so benissimo ma eh, il mio obiettivo non era fare una ramanzina, non era fare neanche il discorsone strappalacrime neanche strappacuori, non era questo il mio obiettivo il mio obiettivo era che mostrarvi come io come tante altre persone la pensiamo perché se voi lo chiedete a tutte le persone che sono qua dentro la pensano esattamente quest in questo modo ok magari non ve lo diranno con le stesse parole perché magari per qualcuno è un pochino più complicato dire come la pensa certo ci sta benissimo e lo fa magari meglio con la figura perché io ad esempio di parlare di De Chirico per un'ora lo posso benissimo fare ma non ne ho le capacità che ha la Angie assolutamente Angie davvero Grazie. sei stata bravissima e non è per critica assolutamente quindi ognuno ha le proprie c'è chi addirittura dipinge tutto il giorno per mostrare la propria libertà, oppure c'è addirittura chi va in piazza per mostrare il suo desiderio di libertà. Ognuno ha il proprio modo, non c'è modo giusto, non c'è modo assolutamente sbagliato. Io vi ringrazio. Volevo dire una cosa, ma purtroppo inizio ad avere una certa età, inizio a dimenticarmi le cose che voglio dire. Poi mi sono allungato così tanto, <ride> vedo qualche risata dietro. Eh, mi sono allungato così tanto che eh, è meglio se mi taccio anche. Eh, ringrazio voi che ci avete seguito, eh, spero che adesso mi facciate o facciate a noi una bella domanda all'ultimo secondo, così eh, boom, prima che chiudiamo questa nostra diretta. Ringrazio le mie care ospiti che... e spero di rivederle presto in qualche altra diretta. Non so se dopo questa diretta, in cui le ho martoriate una dopo l'altra, eh, se la sentiranno ancora di questa cosa. Spero assolutamente di sì, perché mi ha fatto davvero tanto piacere. Se scherzo, sapete come sono fatto. Non, non voglio assolutamente farvi del male o, o martoriarvi in modo negativo. Sapete come sono fatto. Sono una persona che scherza sempre. Quindi eh, eh, sia su YouTube, Facebook, eh, dove volete, se avete qualche domanda vi diamo 30-50 secondi per porci delle domande. Se le ragazze tra di loro hanno delle domande da fare che vogliono porre anche al nostro pubblico da lasciare come domanda, basta che me lo dite, io la scrivo anche in chat senza alcun problema. Se avete qualche domanda anche da fare al pubblico magari vogliamo lasciare qualche qualche questione scrivete per favore sulla chat, non su Whatsapp, ma scrivete per favore della chat di restream. Grazie, nessuno ha domande? Niente, allora, io direi che infatti la serata si è fatta lunga. Rimando i nostri nomi così ci potete fare uno screenshot se volete, se volete venirci a cercare per picchiarci e eh, distruggerci amaramente dopo questa serata. Eh, e niente, eh, vi ringrazio tantissimo. Ragazzi, voi non avete niente da dire. No, una domanda è arrivata. No, si è arrivato un bravissimi. Grazie mille Elisa, grazie gentilissima. Mi si è spento pure il telefono con cui controllavo Facebook, eh, YouTube. Benissimo. Uh, perfetto e a questo punto direi che possiamo salutarvi io direi che però salutano le ragazze io saluto, ho parlato già abbastanza quindi vai fanciulle è il vostro momento Potete... grazie per averci oh, grazie. seguito non Potete so quale più. sia la, la vostra opera preferita che vi viene in mente parlando di libertà però <ride> grazie e buonanotte ok altri ringraziamenti. <ride> Grazie per l'attenzione, buona serata o buonanotte a tutti. Grazie Bra a tutti, alla prossima, baci baci. <ride> baci baci, ciao ciao. Grazie speriamo di non avervi annoiate e che siamo promossi tutti quanti per questa <ride> sera. Ecco. Un nuovo messaggio, bravi ragazzi, siete preparati? E appassionati, good vibes, grazie mille, gentilissime grazie a voi. Altro messaggio. Vi salutiamo tutti. Eh, qualsiasi cosa non, eh, vi non vi dimenticate, assolutamente che potete scriverci anche a noi direttamente in privato. Un saluto a tutti, e ciao alla prossima serata. Ciao ciao.